Salve cari amici, eccoci un'altra volta giunti a un ulteriore video di risposta a questo, come si chiama? Giuseppe di Eleonora. Questo sarà l'ultimo video, è il secondo e ultimo video che parla sempre Alessio Evangelisti. Ok, voglio fare una breve premessa. Allora, è molto presto, è prestissimo, è mattina molto presto, sto in piedi dalle 5 qualche cosa. Oggi andrò a casa un paio d'ore, 2, 3 ore per poi ritornare domani mattina, quindi insomma da fare ne ho molto, tanto. Come già detto, questo periodo è un momento un po' difficile per me, quindi non ho tempo da perdere, ok? Poi metterò sotto in descrizione nel secondo canale, perché questo video lo sto... Nel primo canale questo video lo sto facendo nel secondo, il video numero uno di questo, non è una serie, insomma, di questi due video. Benissimo. Allora, signor Giuseppe di Eleonora, ascoltami bene. Chi sta vedendo questo video per la prima volta deve vedere il precedente, ok? No, non posso ripetere tutto quello che ho detto. Allora, tu dici che non sei un ipocrita, cioè il tuo comportamento per quanto riguarda la tua persona, che Dio ti benedica grandemente, chiunque tu sia, e qualunque cosa, insomma, assolutamente. Ma il tuo comportamento, ok? Tu dici che non è ipocrita. Vediamo. Allora, tu mi hai risposto continui a rispondermi sotto il video di una persona, un caro fratello che non c'entra niente. Ok, vogliamo leggere quello che tu dici, purtroppo non sono a casa, quindi non posso fare un video mostrando lo schermo, quindi c'è il commento qua, che trovate sotto il video precedente, appunto già visto nel video appunto precedente, e dici: scusa Massimo, se uso il tuo canale, ma Alessio Evangelisti insiste nel tenere i commenti chiusi. Ipocrita, ipocrita, sei un ipocrita. Te lo ripeto per la quarta volta, tu, Giuseppe di Eleonora, sei un ipocrita. Io insisto nel tenere i commenti chiusi e tu insisti nel non scrivermi, come ti ho detto, mandami una mail a casa-celeste-libero.it, ci mettiamo d'accordo e ci confrontiamo pubblicamente davanti a tutto il mondo, visto che tu pubblicamente mi stai infangando, per esempio, questa tua affermazione, dove tu asserisci quanto segue: ho notato che quando entra in ballo il denaro, riferito a me, anche i più bravi predicatori, pastori e simili iniziano a vacillare. Ah, questo non è infangare, vero? Non solo me, che poi non mi prendo una lira, però vabbè, ma tutti quanti gli altri. Eh già, è facile puntare il dito contro gli altri, vero? Ma come? Alessio Evangelisti insiste nel tenere i commenti chiusi e tu insisti nell'essere ipocrita non volendo comunicare con Alessio Evangelisti, che lo diffami pubblicamente, ti invita a un confronto pubblico, ti dà la mail e tu non gli scrivi, però lo diffami pubblicamente e poi dici grazie del video a me dedicato Alessio, vedi, non mi ritengo ipocrita. No, guarda, noi non mettiamo in dubbio quello che tu ritieni sia la tua persona. Sarà il pubblico a giudicare il mio operato e il tuo operato. Il tuo concetto di te te lo lasciamo a te. Vuoi che ti apro il vocabolario? A me è un'abitudine che oggi un po' si è persa.
È bello invece aprire il vocabolario, scrivere ipocrita significato e leggere quello che dice il vocabolario della nostra ben amata lingua italiana. Andiamo a leggerlo sulla Treccani, il primo che ti dà. Allora, vogliamo leggere cosa vuol dire ipocrita, perché poi tu dici: non mi ritengo ipocrita, anzi ritengo tali quelli che in nome delle religioni fanno affari. Ed è il tuo pallino, giustamente, ognuno ha i suoi pallini, sono le religioni. Bene, ipocrita, ipocrito, ipocrita, ipocrites, anzi ipocritesse, attore, attore dal greco, quindi simulatore. Ipocrisia, chi parla o agisce con ipocrisia, fingendo virtù, buone qualità, buoni sentimenti. Cosa mi hai detto tu all'inizio del video precedente? Vogliamo leggerlo? Ciao Massimo, scusami se ti importuno, ma questo mio commento è rivolto ad Alessio Evangelisti, nostro comune amico. E poi, subito dopo, mi spari addosso, dicendo che io ho amici che li rispaldo con le loro dottrine sataniche, dici che quando entra in ballo il denaro anche i più bravi predicatori, pastori e simili, ecco, lo abbiamo appena letto, fingendo buone qualità e buoni sentimenti. Giustamente tu dici di te stesso, di non essere ipocrita. Leggi, come dire, quello che c'è scritto nella Treccani, cos'è un ipocrita, guarda quello che tu concretizzi nella vita, il tuo operato e quant'altro e confrontati. Ripeto, quello che tu ritieni tu sia, noi lo rispettiamo, ma quello che conta è quello che vede la gente tu fai. E questo vale per te e vale per me. Che non ha ostentato falsa devozione o amicizia o dissimulando le proprie qualità negative, i propri sentimenti di avversione e di malanimo, sia abitualmente per carattere, sia in particolari circostanze, e sempre al fine di ingannare altri. Ingannare altri, infatti, è quello che tu hai appena fatto. Perché? Beh, vogliamo rivederlo. Scusa Massimo se uso il tuo canale, ma Alessio Evangelisti insiste nel tenere i commenti chiusi. E sì, sta ingannando perché Alessio Evangelisti ti ha dato la sua mail affinché possiamo metterci d'accordo e confrontarci pubblicamente, ma tu non lo stai facendo. Ora, signori, voi che avete visto il primo video, vi rendete conto per qual motivo io a costui lo avevo bloccato, poi ho cercato di sbloccarlo, YouTube non me l'ha fatto fare, poi non ho più insistito, a questo punto non mi interessa più sbloccare un individuo del genere, ok? E quindi per quanto riguarda i commenti chiusi o aperti, vedete il primo video, ok? Ma adesso non ti preoccupare. O di guadagnarsene il favore, dice la Treccani. Non posso sopportare, insomma, fa una serie di esempi con questo uso aggettivale, è usato talvolta, ipocrita, mostrare un ipocrita, servilismo e così via, discorrendo. Insomma, questo è quello che dice sostanzialmente, in poche parole, la Treccani. Benissimo, poi non continui a scrivere. Il nome che metto è il mio vero nome. Vabbè, ora ti do mi dai il tuo indirizzo e mi dici che abiti a Mentana. Caro Alessio, quanto la fai complicata. Nota bene le parole, impara. La parola che tu usi può essere usata a sua volta contro di te. Questo vale per tutti. Quindi quanto la fai complicata? Vediamoci. Come vediamoci? Vediamoci come a quattro occhi? Ma come tu mi infanghi pubblicamente e ti vuoi vedere a quattro occhi? Come
Come funziona? Come la faccio complicata? Ora ti faccio vedere io come la faccio complicata. Se vieni dalle mie parti, quindi sei disposto a vederci a quattro occhi in privato, ti offro la colazione, grazie, preferisco morirmi di fame, non te la prendere, grazie. E Bibbia, scritto in minuscolo, alla mano. Controlliamo i nostri disappunti. Ho già fatto con altri pastori e sai, riguardo la decima, mi hanno dato perfettamente ragione. Ma quanto sei bravo! Hai fatto una carneficina di pastori con la tua dottrina e tutti quanti li hai abbattuti, ti hanno tutti dato ragione. Non a me, ma alle scritture perché presentavo. Ma sai, questi pastori, non faccio nomi, privacy, dissero che non potevano dire nulla perché c'è gente che paga la decima da anni e io sono il primo a predicare che la decima non è valida. E quindi, come l'avrebbero presa? Poi la gente, capisci, il tuo ente si sarebbe arrabbiato e li avrebbero cacciati. Sì, caro Alessio, diamoci un sabato mattina, accordiamoci e mi dai il tuo numero di telefono. Ascoltami bene. Signor ipocrita, quanto la fai difficile. Giustamente mi ha fatto notare qualcuno che tu prima dici, vedete il video numero uno, prima dici che non ci capisci niente di informatica, poi ti apri un canale di YouTube, sai perfettamente gestirlo, scrivi sotto tutti i video, riesci a fare, voglio dire, queste cose in maniera egregia. E poi dici: no, ma io non ci capisco niente di informatica. Allora, visto che io la faccio troppo complicata e tu stai diffamando alla grande, e come già detto, ho preso uno a caso nel campione, perché è lo spirito tuo che io voglio combattere. È lo spirito tuo. E quindi ne prendi uno, li abbatti tutti, qualora fosse. Vediamoci in un dibattito pubblico. Tu pubblicamente hai diffamato una marea di gente e pubblicamente adesso devi dare la faccia. Tu dici che non ci capisci niente di informatica. Abbiamo risolto questa tua lacuna informatica. Sì, abbiamo, perché non l'ho fatto io, è stato fatto da altri. Ok? Quindi tu mi mandi una mail a me adesso. Che non sarà una mail, te lo dico prima per correttezza, una mail privata, io quella mail la pubblicherò. Tu mi mandi una mail a me e lascia stare gli altri che non c'entrano niente, ipocrita, ce l'hai l'indirizzo, casa-celeste-libero.it. Non andarmi a scrivere sotto i canali degli altri e nei canali dove c'ho i commenti aperti, non puoi scrivere giustamente perché sei stato bloccato e la gente può capire perché blocco quelli come te. Quindi mi scrivi una mail privata, te la ripeto per l'ennesima volta, oltre che ce l'avrai scritta sotto nel canale numero 2 Alessio 912 casa-celeste-libero.it. Ok? E visto che non la facciamo troppo complicata, vediamoci in un dibattito pubblico e non a quattro occhi con uno che fa da mediatore. Eh sì, con uno che fa da mediatore. Ti sarà mandato un link, un semplicissimo link nella tua mail. Tu non devi fare altro che pigiare, se c'hai il telefonino o col clic del mouse, se c'hai il computer, cliccare, entri nella piattaforma, fai un altro clic e ti troverai dentro. Con la tua webcam accesa del telefonino o del computer, così tutti ti guardiamo in faccia e facciamo un dibattito, non è perché poi tu l'hai buttata in caciara inserendo nuove cose, insomma, alla fine la porterai, come dire, se dovrà dibattere, se la matriciana si fa con la cipolla o senza. No, 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 ci dobbiamo attenere come dire, all'intervento numero uno. L'intervento numero uno verteva su tre temi. Sostanzialmente, il primo tema, visto quello che tu hai detto se la decima la chiede un tuo amico ci passi sopra, sarebbe bello sapere chi sono questi miei amici. Comunque,
Quindi il primo argomento, che poi non si fa mai un dibattito con tre argomenti, questo è sbagliatissimo, però faccio un'eccezione. Quindi il primo argomento è chi crede alla decima, pur essendo sbagliato, va all'inferno? Punto di domanda, se appunto questa persona nella sua ignoranza dottrinale crede nella decima, perché questo è l'argomento del video precedente e questi sono stati i miei argomenti, cioè che la decima è sbagliata, però ci sono persone che in buona fede credono alla decima e non per questo vanno all'inferno. Questa è la mia posizione dottrinale, quindi il dibattito verterà su questo argomento qua. Punto numero uno. Punto numero due, l'offerta è obbligatoria? Punto di domanda. Tu dici di no, io dico Bibbia alla mano di sì. Chi la può dare, ovviamente, sottolineo questo. E l'ultimo tema, patetico, stipendi ai pastori, scrivere libri mercateggiando, scrivere libri mercateggiando, cioè due cose completamente diverse, cioè tu non hai il senso, la cognizione filologica delle situazioni, non, questo però me lo riservo per il dibattito, monetizzare su YouTube, eccetera. Questi sono i tre argomenti. Si fa un dibattito, dai la faccia pubblicamente, ci sarà un mediatore e ci saranno diversi step. 5 minuti parli tu, 5 minuti parlo io senza rispondere a quello che tu dici. Poi 3 minuti riparli tu, poi 3 minuti riparlo io senza rispondere tutte e due a nessuno di due, solamente argomentando. Primo step, poi si passa alla confutazione. 5 minuti inizi tu a confutare, 5 minuti inizio io a confutare e poi 3 minuti e 3 minuti e si conclude il primo step. Questo per 3 step per ogni argomento. Durerà un'ora e mezza circa e si farà un sabato mattina come tu già ti sei reso disponibile. Questo è il secondo e ultimo video. Fammi sapere tramite mail. In caso io non ricevo nessuna mail, ecco, pubblicherò. Questo sì, ho detto il secondo e ultimo video, forse sarebbe buono pubblicare un terzo video di chiusura, qualora non mi arrivasse nessuna risposta e ti ostinassi a continuare a scrivermi nei canali degli altri che non c'entrano niente, ipocrita quando c'hai un indirizzo mail, ipocrita, 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 eccetera, eccetera, eccetera. Sei bravo a infangare, vero? Dai la faccia. Giuseppe di Eleonora, tu dici che ti chiami così. Vabbè, io sono libero di credere a quello che mi pare, quindi mi riservo se credere o non credere. Va bene? Devi dare la faccia pubblicamente. Ne ho preso uno a caso. Va bene? Fammi sapere. Questa è la mia faccia e il mio nome è Alessio Evangelisti. Ah, Dio ti benedica, ma non per questo non sei un ipocrita. Ciao.